Ben ritrovati, oggi parleremo del sensore di luminosità, che non è nient'altro che un fotoresistore. Il fotoresistore è un componente elettronico il cui valore di resistenza varia in base alla luminosità. Adesso vedremo un esempio di applicazione, in particolare un sistema crepuscolare. Passiamo al montaggio. Cominciamo col montaggio del circuito. Posizioniamo sulla breadboard un LED e colleghiamo sull'anodo un resistore di protezione da 220 ohm. Posizioniamo sulla breadboard il fotoresistore e su uno dei pin andiamo a posizionare un resistore da 330 ohm. Adesso colleghiamo i cavetti. Un primo cavetto va posizionato tra il fotoresistore e il resistore da 330 ohm e va collegato all'ingresso A0 di Arduino. Poi colleghiamo l'altro pin del resistore da 330 ohm all'ingresso ground di Arduino. Colleghiamo il catodo del LED all'ingresso ground di Arduino. Ora sul pin libero del fotoresistore inseriamo un cavetto e lo colleghiamo all'ingresso 5V di Arduino. Infine colleghiamo il pin del resistore messo in serie al LED all'ingresso digitale numero 2 di Arduino. E adesso passiamo alla programmazione. Prima di tutto creiamo un nuovo sketch. Dichiariamo una variabile per memorizzare il pin sul quale è connesso il fotoresistore ed una variabile per memorizzare il pin sul quale è connesso il LED. Adesso impostiamo in modalità output il pin sul quale è connesso il LED. Ora dichiariamo la variabile LightValue. In questa variabile verrà memorizzato il valore che verrà letto sul pin del fotoresistore, che rappresenta la quantità di luce ambientale. Adesso facciamo un controllo su questo valore appena letto. Se il valore LightValue scende sotto una determinata soglia, nel nostro caso 30, andiamo ad applicare un valore di tensione alto sul pin del LED facendolo accendere, altrimenti applichiamo un valore di tensione basso. Infine aggiungiamo queste istruzioni di ritardo per far sì che il codice presente in questa sezione si ripeta ad intervalli di 10 millisecondi. Cliccando sul pulsante per verificare se lo sketch è corretto, appare la finestra di dialogo che ci chiede di salvare il progetto. Dopo averlo salvato, lo sketch verrà compilato e se non ha errori possiamo procedere al caricamento cliccando sul pulsante con l'icona della freccia.
mettiamo in funzione il circuito. Oscurando il sensore, il LED si illumina. Con questo è tutto, alla prossima!